Wahey Kuch, ben ritrovati dal vostro Andrenico 91 su Detective Pikachu. Ora, nello scorso video abbiamo comunque si è trovato questo Apom che è stato trovato, che era appunto stato assalito da un Pokémon selvatico. Potrebbe essere stato un Markrow, potrebbe essere stato un Pidou, che abbiamo visto. I Pidou hanno le piume nere, ma secondo me è un Markrow. La cosa la testa mi dice che è un Markrow. Esaminiamo i Pidou, mangia, dorme e svolazza, quello che fa un piccione di città. Ah, Pidou, sono volati via. Li avete spaventati? Oh, mi dispiace, vecchio signore. Tim, hai fatto scappare i sospetti. Pikachu, non è solo colpa mia, c'eri anche tu con me. Scusa se li abbiamo fatti scappare. Quelli sono di Pidou, quindi. Sono davvero carini. Vero? Sono assolutamente d'accordo con te. E ce ne sono ovunque di Pidou, è la prima volta che ne vedi uno? Beh, nella mia città non ce ne sono. Ah, non sei di queste parti? Allora i Pokémon di Rhyme City devono sembrarti davvero strani. Dobbiamo riuscire a far tornare Pidou. Parliamo un attimo con Pikachu che mi sta chiamando. La voce giapponese ho messo, perché comunque sia... Come ho detto, mi piace di più la voce di Pikachu giapponese. Dobbiamo parlare con tutti e raccogliere informazioni. La prima cosa, parliamo con la ragazza che sta pulendo vicino al luogo dell'incidente. La ragazza? Era una donna? Signora, lei che sta cercando? Che c'è o da fare? Sembra che un Apom sia stato coinvolto in una lite vicino alla fontana. Hai visto nulla? Cosa vuoi che abbia visto? Non disturbarmi, ti ho già detto cosa da fare. Cosa avrà da fare poi? Scusa Pikachu, saranno cavoli suoi, però vorrei saperlo anch'io. Puoi dirmi qualcosa su questa pioma nera? Ma che ne so? Questo non ti ascolta nemmeno. Qualcosa non va? Sto cercando la mia penna, l'ho persa, ci tengo molto. Ho capito, scusa il disturbo. No, perché non ci ha detto cosa voleva fare. Ma anche lui sta cercando qualcosa. La penna perduta. Abbiamo degli indizi. Non... Oddio, controllarli per forza? Vediamo un po'. Ah, ma sono quelli che abbiamo già visto prima. Sì, ok. C'è proprio la penna perduta? Vediamo un po'. Un tizio ha perso la penna e la sta cercando. Va bene. È giusto così. Parliamo un attimo con questo qua dei Pidou. Vabbè. Per caso ho visto cosa è successo? Mi dispiace, non ho visto nulla. Stava dando a mangiare ai Pidou. La piuma nera. Non credo. Assomiglia alle piume della coda dei Pidou. Ah sì, grazie mille. A questo punto dovremmo controllare le piume dei Pidou. E la collana? Hai visto una collana azzurra? No, non ho visto nessuna collana. L'hai persa qui al parco? No, un Apom ha rubato una bambina e poi è scappato qui al parco. Ah, che dispettoso. Però che strano. Che ci facevo un Apom vicino al metro? Di solito non escono mai dal parco. Stanno sempre sugli alberi vicino al lago. Sentito, devono aver avuto un buon motivo per andare fino alla stazione del metro. Il bello è che ho letto, no, stavo leggendo le descrizioni dei Pokédex per l'altro video, quando ho detto che comunque sia gli Apom hanno delle mani, le zampe, le braccia e mani ovviamente, sono molto deboli. In effetti le loro mani sono deboli e sono anche molto maldestre. Come possiamo far tornare i Pidou? Facile, basterà che sparga un po' di cibo e a terra e torneranno di sicuro, mi sono molto affezionati. Che tipo di cibo? Lo distribuiscono alla caffetteria del parco. Alla caffetteria? Grazie mille. Andiamo a farci dare del cibo per i Pidou, dai. Quindi, se noi ci facciamo dare del cibo per i Pidou alla caffetteria... facciamo tutti a pallone? Allora a giocare a parco, dicevo. Se ci facciamo dare un po' di pane dalla caffetteria, i Pidou torneranno e vedremo quello a cui manca la piuma. Che poi un uccello che ha tutte quelle piume che ha. Però vabbè, dai. Il Pidou, il bambino? Cosa c'entra un bambino? Che tipi sono i Pidou? Vi conoscete da un po', ma hanno sempre un atteggiamento distante, capisco. Un po' come Scraggy. Il bambino? Quel bambino è il tuo allenatore? Come? Il suo pallone è arrivato fino a te, tu gli hai dato un calcio e così siete diventati amici? E da allora lo allena a giocare a calcio. Discorsi molto, molto interessanti. Capisco, ti sembra che facciano meno dispetti, ma più pesanti del solito. C'è un'organizzazione che controlla gli Apom. Sicuramente. Hai visto una collana con un ciondolo azzurro? Non ti ricordi né di averla vista né di averle tirato un calcio? Ok, anche Pikachu. Ok.
Ciao bimbo! Non parla con me, pezzente. Premia per accedere a un'altra area. Bene. Oddio. Cos'è? Tepig! Oh! Carino! Un Tepig! Ehi, posso parlarti un secondo? Una collana. L'hai vista? No, non si mangia. Perché vuole mangiare? Ti dice niente questa piuma? Fermo, non si mangia. Oh mio Dio. Cosa facevi nascosto in quel cespuglio? Ah, stavo cercando delle bacche. E com'è andata? Attenzione, ne hai trovate? Eh? Hai trovato una cosa che vuoi darla a noi? Cos'è? Ah, una moneta? Ok, grazie. Ragazzi, stavo pensando che le bacche che ha mangiato quell'Apom potrebbero essere le bacche che ha mangiato quel Furfrou. Può essere? Dimmi ragazzo. Sembra che un Apom sia stato coinvolto in una lite poco fa vicino alla fontana. L'hai resa qualcosa? Una lite oggi non saprei, ma da quando i Mighty Hyena si sono stabiliti nel parco gli Apom non si tengono più. Ah, fanno dispetti a non finire. Capirei che questo fa scoppiare molti più litigi. Questa piuma nera le dice qualcosa? Potrebbe essere di un Tailow. Tailow non hanno piume nere, hanno piume blu. Forse... No, no, i Tailow hanno piume blu. Forse intendeva scura. Ma ci hanno blu i Tailow, eh. Blu, rosse e bianche. E becco giallo. Che cavolo. Dai. Mi sembra di averne visto uno dall'altra parte del parco, dove c'è il lago, però non saprei con certezza. Grazie della sua inutilità. È blu. Adoro lisciarsi le piume. Sembra quasi un incrocio tra un picchio, un petti rosso e una rondine. È un incrocio sto povero Pokémon. Stiamo cercando una collana con un ciondolo azzurro, l'hai vista? Tailow! Ah sì? Dice che non si abbassa a cercare cose per terra, è piuttosto arrogante. Un po' come te, Pikachu. Potresti farci vedere le tue piume un attimo? Tailow! Che ha detto? Non toccare le mie belle piume con le tue zampacce sporche. Che tipetto. Quindi non possiamo vederle. Già. Devi dirmi qualcosa? Sì. Oh, attenzione. Ma qui per terra c'è una macchia, ragazzi. Ah, no, è normale. Ah, no, il riflesso all'ombra era, ma sono un tonto io. Sì? La collana. Non hanno molte informazioni questi signori. Da queste parti ci sono dei Tailow, capito? Quindi quando lasciano le penne ne perdono molte. Ma è strano perché i Tailow hanno le piume blu. Non nere, quelle più scure. Questa piuma dice qualcosa, forse è di un Tailow. Di un Tailow, grazie mille. Ma non può essere, dai, non lo so, lasciamo perdere, va. Meglio non farsi troppi problemi. Vuoi ordinare qualcosa? Il cibo per i Pidou. Scusi, ho saputo che qui si può trovare del cibo per dare Pidou, non so leggere. Sì, diamo dei pezzetti di pane e altre cosette per loro. Ecco, prendine pure. Grazie. Ordina qualcosa. Cosa, tu bevi caffè, Pikachu? E come? E sapessi come me lo gusto. Dai, prendimene un po'. Sì, due caffè per favore. Arrivano subito. Slurpuff, due caffè per favore. Slurp. Assaggia qualsiasi cosa. Bello affare. Ma il vassoio è a mezza luna perché avendo la pancia non riesce a portare un vassoio rotondo. Niente male. Non avevo mai visto un Pokémon bere il caffè. Cosa credi? I Pokémon apprezzano le cose buone tanto quanto voi. Ah, non c'è nulla di meglio di un buon caffè gustato sotto un bel cielo azzurro. Anche se in effetti conosco un locale dove fanno un caffè ancora più buono. Sì, ma non farti sentire, Pikachu. Ragazzi, sapete una cosa? È molto strano. Perché in teoria i Pokémon non capiscono tutto il linguaggio umano. E questo Pikachu può essere che, stando talmente tanto a contatto con il suo vecchio allenatore, partner, non lo so, abbia appreso il linguaggio umano e quindi il suo vocabolo, il suo dizionario, chiamiamolo così,
ha molti più vocaboli il suo dizionario Pokémon, mentre gli altri Pokémon, essendo allo stato brado, conoscono solo versi o parole standard, chiamiamole così. È molto strano perché nell'anime molte volte è stato detto nel gioco mai, però è una cosa un po' strana perché se lo dicono nell'anime, che è, l'anime ovviamente è canonico al videogame, c'è qualcosa di strano. Il caffè era buonissimo e anche Pikachu l'ha gradito molto. Pikachu? Ah, no, volevo dire, gli piace molto l'odore. Se noi stavamo lì, lei stava lì a guardarci, però non ha detto niente. Ci sono Pokémon con le piume nere in questo parco. I Murkrow hanno le piume tutte nere, è quello che sto dicendo dall'inizio! E dai! Perché mi fomento? Perché sì, cavolo! Lo sto dicendo dall'inizio! Dai! Voglio dire, non è che io sono il più grande conoscitore di Pokémon del mondo, però cavolo! Gioco da quando avevo 10 anni, penso che qualcosa lo saprò! Gesù! Non c'entra niente, per dire. Ok. Prima infatti ho parlato con te, Pikachu. Oh signore, io ho il cibo. Perfetto, ora fatti un po' indietro. Oh, eccoli qua. Ah, che bello. Sto così bene quando mi fate compagnia. È come se posassi un fardello pesantissimo. George. Jojo. Huey. Wamu. McCoy. Speedwagon. Scusate, mi sono troppo fissato con Jojo. Siete così carini. In effetti, George sarebbe la canzone dei Beatles e lui si chiama Jojo proprio perché, essendo inglese, si chiama... Vabbè, insomma, ci siamo capiti. Questo tipo deve essere parecchio stressato. Mi sa di sì, meglio se lo lasciamo tranquillo. Oh, Pido! Ehi, Pido! Per caso è stato duro attaccare Apam? Dove? Come dove? Come? L'hai visto? Ma non ti ricordi se l'hai attaccato o no? Povero me. Vabbè, ti prendono le tue piume, magari una che sta per staccarsi. Vedi, non è tutta nera e striata! L'ho detto! L'ho detto! Tu sei McCoy, giusto? Dove? Come dove? Qui? Scusatemi, non so fare le battute belle io. Hello darkness, my old friend. No? Huey allora? Oppure Jojo? Neanche, allora come ti chiami? Cosa? Non ti ricordi? Assurdo, allora quel tipo che vi chiama per nome si è inventato tutto, che tristezza. Hai visto una collana per caso? Piacere di conoscerti. Ma che dici? Se abbiamo parlato finora. Hanno davvero una pessima memoria. È inutile parlare con loro. Anche con gli altri è inutile parlare. Voglio parlare con Jojo. Ok, a questo punto dobbiamo andare a parlare con la ragazza che era... Ma questo è morto proprio, secondo me. Con la ragazza... Una ragazza? Sì. Prima vicino a quell'albero è scoppiata una zuffa con un Apam. Si sono calmate le acque? Lavori qui, che stai facendo? Non vedi se il tuo... quello che ti circonda, se succede qualcosa? Io non lo capisco certe volte cosa pensano quando scrivono i testi di dialogo. Io non lo so. Meno male. Avevo paura di avvicinarmi, allora posso rimettermi al lavoro. Già, è meglio stare da larga da chi litiga. Apam stava litigando con un altro Pokémon, hai visto chi era? No, mi dispiace, sono rimasto a distanza, non ho visto chi era. Stiamo cercando un Pokémon, sa a chi appartiene questa piuma? Sicuramente è un Pokémon alato. È una piuma! Oddio, veramente hanno ipotizzato che anche... I Velociraptor mi sembrano avessero delle piume. Ma il problema è che i dinosauri non ci sono, sono estinti. E dai, dialoghi assurdi. Che Pokémon alati ci sono in questo parco? 4 specie, ci sono 3 aree in questo parco e ognuno di esse di queste vivono specie diverse. 3 aree e 4 specie di Pokémon. Cosa? Oh mio Dio, attenzione! Il bidone è vuoto, meno male. I Pokémon dell'era della fontana. Che sono i Pidou? Alla caffetteria ci sono i Tailow. E all'area Starly e Murkrow. Ah, stanno insieme. Starly. Oddio, Starly. Che colore aveva le piume Starly? Non mi ricordo come è fatto Starly. Però è un Murkrow, dai. Ok, stanno sempre insieme. Perfetto, grazie del suo aiuto, signorina.
è stato molto inutile. No, è stato utile, dai. Almeno un personaggio che c'era un indizio buono su cosa trovare. Wehehey! Oh, sono molto... Oh, Pochina! Konnoyaro! Ah! Oh mio Dio! Che dice? Dice che sta giocando e non vuole essere infastidito. Ehi, Epo, ma posso chiederti una cosa? Ah! Si è nascosto, ora non possiamo parlargli. Già, dobbiamo trovare il modo di calmare Pochina. Eh sì, con un bel caffè. Eccoli gli starli, ma hanno le piume grigie loro. Tre Pokémon vivaci. Non mi ricordavo proprio come era fatto starli. Vuoto di memoria totale. Scusa, ti dice niente questa piuma? Non ti dice niente, eh? Vedi, un Napalm è stato attaccato vicino alla fontana e questo indizio potrebbe aiutarci a capire chi è stato. No, non pensiamo che sia stato tu, però potresti darci una delle tue piume? Ok. Grazie, molto gentile. Ci sei stato di grande aiuto. Infatti avete visto la grigiastra. E Marco vive qui, giusto? Capisco, ora non c'è, se dove è andato? È in giro in cerca di oggetti brillanti. Ah, gli piacciono le cose che luccicano, l'ho detto, è una gazza ladra. È ispirata a una gazza ladra e alle streghe Wicca. Quindi le raccoglie e le porta nel suo nido? E il suo nido dove si trova? Forse gli Epom lo sanno? Ah, ecco, sembra che ci siano Epom da queste parti. Allora chiediamo a lui. Epom, cosa vuoi dirmi degli Epom? Ok, però dobbiamo trovare il modo di calmare quel maledettissimo Pochino. Ehi là! Markrow. Sì, ma di giorno di solito non c'è. A volte lo vedo litigare con gli Epom. Grazie del suo indizio. Dove sono gli Epom? C'è proprio uno in cima a quell'albero. Ok, ci sono i Pochina, quindi non osano scendere. Si passano su quel tavolo là. Non ci sono altri Pokémon di questo colore, non saprei. Ok, quindi praticamente... Oddio. La regina del parco è una femmina, lo sapevo! Lei è la mamma di Pochina. Un Pochina? Che succede? Dice che uno dei Pochina non è ancora tornato ed è l'ora del riposino. Per questo l'altro non può andare a dormire e Matiena non sa cosa fare. Anche i Pokémon hanno dei loro problemi. Se lo troviamo gli diciamo di rientrare, ok? Però adesso avrei delle domande da farti. Questa piuma nera ti dice qualcosa? Sì, sappiamo che non è tua, non è piume, è un manto, hai peli. Che tipo sono gli Starly? I Pochina li inseguono perché sono infastiditi dai loro continui schiamazzi. Un rapporto burrascoso, direi. Che mi dici di Markrow? Non la incontri spesso, ma ti sembra una tipa in gamba? Ah, una femmina? Ok. Dove potrebbe essere andato quel Pochina? Gioca sempre nella viola e ferite fra i cespugli, dici? Ok, allora dobbiamo controllare con attenzione quei posti. Beh, a meno che non è quello che abbiamo incontrato all'inizio, direi che... Ehi! Dobbiamo occuparci di quel Pochina, ci sarà un modo per calmarlo? Persuaderlo. Un panno in stoffa sarebbe più utile del tuo braccio. Allora, per calmare questo Pochina, o troviamo l'altro, oppure gli diamo del cibo. Eccolo! Potrebbe essere l'altro Pochina? Sì, è lui! Konnoyaro dice! Dice maledetti! Oh, Poch! Pika, ce l'abbiamo trovato! Ehi, Mattia, ti stava cercando, è l'ora del pisolino! Mamma, oddio! Scorri, corri! Ok, vediamo un po', probabilmente ora vanno a dormire. Oh, sono andati. Vai, Epom, puoi uscire a giocare. Dormono, già. E la madre li sorveglia lì ferma, immobile, impassibile. Ora che Pochina dorme puoi stare tranquillo, eh. Eippa! Bene, sono contento per te. L'Epom gara alla stazione metro. Uno dei tuoi amici ha rubato una collana, ne sai niente? Ah, non sai cosa hanno fatto i tuoi amici perché oggi non ti sei potuto muovere da quest'albero.
Abbiamo saputo che c'è stata una lite con Marco. È successo qualcosa? Ah, dice che tempo fa giocando con i suoi amici per sbaglio si è seduto sull'albero di Marco. Mamma mia. Marco li ha attaccati perché, non era, perché erano nel suo territorio e da quella volta litigano ogni volta che si vedono. Ottimo indizio, ottimo indizio. Su quale albero si trova il nido di Marco? Sul grande albero vicino al lago, grazie. Indizio importantissimo. Questa piuma nera ti dice qualcosa? Com'è di Marco? Ne sei sicuro? È quello che ho detto dall'inizio. Litigate così spesso che non ti puoi sbagliare? Ragazzi, beh, ve l'ho detto, no? Il grande albero vicino al lago. Vediamo un po', dobbiamo fare gli appunti, dobbiamo vedere. Dobbiamo solo trovare questo Markrow ora. Nell'albero più grande. E qual è l'albero più grande? Questo. Controlla il nido di Marco, figurati se è un albero grande. ミカラスの巣ってこの木かな。ああ、どうやら留守みたいだ。調査するなら今のうちだな。見てくるオッケー。から、奴が帰ってきたら教えてくれ。うん、任せてよ。よっ。Ah, perché sono impulsivo? Ma l'ho premuto bene quando l'ha... Senti, faccio io, scendi. Lì mi dice quando lampeggia, ma sai quando premerlo. Lascia stare, lascia fare. Timu. Ah, dai, ma l'avevo preso! Cavolo, sti quick time event! Perché non tira neanche tempo di vedere, no? Era talmente, è stato talmente veloce che non ha tirato tempo. Non mi ha dato tempo. 現場に落ちてた羽は闇カラスのもので間違いない。早速話を聞きに行こうぜ。La piuma è di Markrow. Ovvio. ああ、悪かったって勝手に上がり込んだりして。なあ、お前エイパムと喧嘩しただろ。してない？ティム、あれを見せてやれ。この羽は君のだよね。気絶したエイパムの周りに落ちてたんだ。やっぱりお前か。ネックレスに目をつけてのことだろう。ネックレスはどこにあった？喧嘩の時になくした？適当な言い訳よ。誰かが持ち去ったっていうのか？だが、あそこにはお前とエイパムしかいなかったはずだ。あの木にはミノムッチがいたって？うん。まあ、確認してみるか。ああ、はいはい。A sentire Marco sull'albero ai piedi del quale abbiamo trovato l'Apom K.O. dovrebbero esserci le Burmy. Se siamo arrivati fino a Marco, adesso siamo al punto di partenza. Non direi, abbiamo nuovi elementi. In effetti sì, perché comunque sia, anche dobbiamo tornare a punto di partenza. Non siamo a punto di partenza, dobbiamo tornare a punto di partenza. Apom era svenuto qui, quindi controlliamo. Pare non ci sia nessuno, sembrerebbe di no, proviamo a squaderlo un po'. Ok. Eccoli. Che voce carina. 今日この木で喧嘩があって近くにネックレスが落ちたはずなんだ。知らないか？そうか、わからないか。いや、戻るのは待ってくれ。まだ聞きたいことがあるんだ。ずいぶん焦ってるみたいだね。ああ、ボールが飛んでくるとかなんあ、だ。dai, ボールパが？ロ、calcio.
喧嘩の後で誰か来なかったか？気づいたことを教えてくれ。Possiamo parlarvi ancora un attimo? La collana. Ah, non sai che fine ha fatto la collana, ma sai della lite? La lite con Avon. Proprio nulla, qualsiasi dettaglio potrebbe esserci utile. Cosa? Uno di voi è rimasto coinvolto? È scappato via e non è più tornato? Questo è la collana, lo sapevo. Un pallone bianco e nero che semina il panico fra di voi? Parlo troppo in fretta, non capisco. Vediamo un po' gli appunti. Bene, quindi sicuramente il pallone ovviamente è questo, no? Ah, devo parlarci con Pikachu. Ok, in che modo facciamo? Stando le bombe potrebbe essere su un altro albero. Scuotiamo gli alberi e vediamo se riusciamo a trovarlo. Tutti quanti gli alberi devo scuotere, mo. Dai. Oh mio Dio, un ferro torn! Ah no, ferro Sid. Sì, ferro torna alle estremità, ma quindi ferro Sid era quella... No, non mi ricordavo proprio. Stiamo cercando una collana, sembra che l'ultima volta sia stata vista vicino all'albero dei Burn. Non sai nulla? Hai visto dei Pokémon litigare vicino a quell'albero, ma non hai visto nessuna collana. Il Burn è scomparso. Ne sai niente? Ehi, ci stai ascoltando? Ok, non hai visto Burmy da queste parti. Questo? Nulla. Dobbiamo cercare tutti quanti gli alberi, purtroppo. Potrebbe essere scappato in una direzione qualunque a questo punto. Un qualsiasi albero. Qua al massimo c'era Ipom, infatti. Ora, in quest'era ci sono altri alberi, quindi almeno uno di questi deve avere un Burmy. Il Burmy è scomparso. Che non è qui. Forse è qui? No. Allora qui questo più grosso. Ecco infatti. No! Mitsuketazo, Minomuchi da. Honto da. Yo. Sakki no kotachi. Beh, è un po' diverso allora. Ma è un po' diverso che ne. Na, omae. Chotto hanashi yo. War madam. Daiji na Minomuchi-chan ni chikazuku na. Oi, oi, nanda yo. Uno dei bambini vicino alla fontana è sparito, e lui per caso? Sì, lo so che lui ha un manto scarti. Un manto scarti, ma è comunque un Burmy, no? Lo so che ha un manto scarti, ma è sempre un Burmy. Dice che quel Burmy non c'entra nulla? Fammi parlare con lui. Cosa? Se non ho le prove che ha a che fare con l'incidente, non posso parlargli. Ma che significa? Va bene, è inutile insistere. Proseguiamo, team. E la collana? Non sanno nulla neanche della collana. Accidenti. Per ogni modo Kuja, anche per oggi il video finisce qui, io come sempre vi ringrazio per averlo seguito, in descrizione come sempre trovate il link per Twitter e per Instagram, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi a noi, ci vediamo come sempre domani con un nuovo video, bye bye!